Buongiorno a tutti, un benvenuto qui al Castello di Solza a nome di tutta l'associazione Bartolomeo Colleoni che rappresento. Volevo ringraziare Ennio Bencini che è qui seduto accanto a me per la sua disponibilità e per questa bellissima mostra che ha allestito qui al castello in occasione dei suoi 60 anni di attività artistica e anche per i suoi 80 anni portati benissimo con tantissima energia. Quindi concluderemo questo ciclo di mostre, chiamiamo così, che abbiamo iniziato nel novembre del 2021 proprio con questa mostra che è un po' quella più significativa forse. Concludiamo in bellezza proprio con Ennio. Abbiamo quindi due cose da festeggiare, due eventi importanti e questa mattina durante l'inaugurazione non mi sono soffermata spiegando i dettagli della sua filosofia, del suo operare, proprio perché oggi pomeriggio abbiamo l'onore di avere qui con noi lo storico d'arte Luca Nava che insieme a Ennio ci illustrerà un po' tutto il percorso artistico di Ennio, ma in particolar modo la scelta che è stata fatta in questa mostra, anche il titolo, il perché di questo titolo, immagino. I miei ringraziamenti vanno sicuramente ad Angelo e a Daniela della Fondazione Granata Braghieri per questa nostra prima collaborazione, mi auguro che non sia l'ultima, e poi ovviamente ringrazio anche come sempre il Comune di Solza, e quindi il mio augurio è di ritrovarvi qui magari proprio in occasione di un'altra mostra che faremo. Grazie. Buongiorno a tutti intanto, benvenuti. Ai ringraziamenti che sono appena stati fatti, io aggiungerei anche un altro ringraziamento, quello dell'amico e pittore Fernando Andrea Massironi, il quale si è veramente prodigato tanto anche materialmente, fisicamente, per organizzare quanto potete vedere, quindi oltre ai ringraziamenti che sono stati fatti anche a lui. Dunque, oggi siamo qui a fare una conversazione, una presentazione semiseria, diciamo così, un po' informale, e per parlare più che altro non tanto di quello che si vede, perché oggettivamente non è utile spiegare l'ovvio, perché avete potuto notare tutti quanto è in esposizione, ma per illustrare un po' le motivazioni, ecco, che hanno indotto durante il lungo percorso artistico di Ennio a generare quanto abbiamo visto. C'è da tenere presente una cosa: il numero di opere che sono esposte è un numero limitato. Ovviamente va da sé che ci sono dei percorsi pregressi rispetto a quanto si vede oggi, e c'è anche un continuo. Quindi quello che noi abbiamo esposto, diciamo che è un anello o più anelli del suo lavoro, che sono stati scelti attraverso delle aree tematiche. Abbiamo scelto dei soggetti e su quelli abbiamo deciso di illustrare questo percorso per quanto è possibile fare con un numero così ristretto di opere. Avete potuto notare che non si tratta di una mostra di pittura e non si tratta nemmeno di una mostra di scultura, sono delle opere composite, intervengono diversi materiali, diversi elementi anche molto naturali come le sabbie e le pietre, e tutti confluiscono all'interno di questi oggetti che chiamiamo opere d'arte. Per intenderci sul significato delle opere che possiamo osservare, è forse utile chiarire che cosa intendiamo con il termine opera d'arte. Ognuno di noi ha un significato un po' generico e magari parzialmente corretto per ciascuno, però è importante, come dire, chiarire i termini per capire anche poi quello che diremo andando avanti descrivendo le opere, no? Quindi se io chiedessi a ciascuno di voi che cos'è per voi un'opera d'arte, o a che cosa serve un'opera d'arte, visto che oggi siamo in una società in cui il pragmatismo vige sovrano, no? Una cosa si fa, si utile, si compra un libro per leggerlo, si prende la macchina per andare in un posto. Un'opera d'arte a che cosa serve? Ci si potrebbe chiedere. Noi siamo entrati, abbiamo visto queste opere che sono esposte, le guardiamo, sì, sono belle, ma poi non ci si fa niente. Le opere d'arte invece servono, come dire, intanto per ricercare il bello. Il bello in genere si accompagna quasi sempre al bene. Bello e bene conducono alla virtù, in teoria anche alla felicità. Quindi le opere d'arte non servono a niente praticamente, ma servono a vivere bene. In una società pragmatica, lo ripeto, forse non è molto considerato questo aspetto, ma le opere d'arte servono per stare bene, per migliorare la vita. O come possiamo guardarle le opere d'arte? Io adesso vi do alcuni elementi prima di addentrarmi nella descrizione un po' generica e un po' dettagliata delle opere che vediamo, perché ripeto, è necessario chiarirci sui termini. Un'opera d'arte è tale
quando è sostenuta da un forte valore concettuale. Quando è così, non soltanto diventa portatrice di un valore estetico, cioè del bello classicamente inteso, ma diventa anche testimonianza di un luogo, di un tempo e di una sensibilità che l'ha generata, diventando così, oltre che un oggetto bello, anche testimonianza e documento storico di quel tempo che l'ha prodotta. Quando un artista, e questo è vero in modo particolare per Ennio, quando un artista inventa, perché creare è prerogativa divina, no? Inventa un'opera d'arte, è come se compiesse un'operazione quasi alchemica, trasformando il suo corpo in spirito, oggettivando il suo spirito su un supporto che può essere, come abbiamo visto, una tavola, una tela, uno spartito musicale, un foglio con una poesia, qualsiasi cosa, e nel caso di Ennio tutte queste cose sono comprese, qualsiasi elemento che in natura sarebbe diversamente destinato alla dispersione, quando diventa oggetto di questa oggettivazione, assume entità di persona viva. L'opera d'arte davanti alla quale ci troviamo è come se fosse una persona vera. È viva lei e l'artista vive in lei. Tant'è vero che molte volte di fronte a un'opera d'arte siamo noi ad essere solo temporaneamente vivi, perché noi un giorno moriremo e di noi verosimilmente non resterà traccia, se non nella memoria di chi per un po' di tempo ci ha conosciuto, mentre l'opera d'arte continuerà, in virtù di questa oggettivazione, a raccontare dell'artista, della sua esperienza umana, del suo sentimento della natura e del trascendente, in questo caso è tanto più vero. E lo farà in un modo intimo e sincero, quasi come quello che non si riesce ad avere con una persona vera, o con molte delle persone di cui quotidianamente ci circondiamo, per necessità o per timore di non riuscire a fare le cose della vita da soli. E molte di queste persone sembrano dire, ma ci si rende conto che dopo un po' sono sostanzialmente morte e non c'è nulla che giustifichi un rapporto con loro. Ecco, questa cosa con un'opera d'arte non accade quasi mai. Certo, il dialogo che si instaura con un'opera d'arte è un dialogo che ha la prerogativa di essere un dialogo silenzioso. E in questo c'è qualcosa di molto affine a quello che è il dialogo religioso, in cui si tenta di fare un silenzio proprio fisico intorno a sé, per lasciare spazio invece a un dialogo che si prospetta come tutto interiore. Questo dialogo interiore rimanda proprio a una condizione animistica, ci costringe a prendere in considerazione il tema dell'anima, e questo nelle opere di Ennio, sotto traccia talvolta e nemmeno sotto traccia tante altre volte, è presente. Quando parliamo di anima, inevitabilmente parliamo anche di corpo. Che cos'è l'anima? Come per il termine arte di prima ci si potrebbe chiedere che cos'è l'anima e che cos'è un corpo. Preciso che di qui in avanti, quando parlo di corpo e di anima, parlo di un corpo fisico che può essere quello di una persona e quindi animato, questo fa l'anima. Il compito dell'anima è di animare. La radice del termine animali è proprio perché hanno l'anima, sono animati, no? Quando parlo di anima e di corpo mi riferisco in egual modo al corpo fisico delle persone e dell'anima, ma così come al corpo fisico che è ben presente nelle opere di Mencini dal punto di vista materiale, è proprio di quel valore concettuale di cui parlavo prima. Anima, psiche, soffio vitale, principio vivificante il corpo. L'anima è un principio vivificante il corpo. E ci si potrebbe chiedere da dove viene l'anima. Si pensa naturalmente che è una, fra virgolette, invenzione cristiana, non è vero. L'anima era già presente nella cultura greca e ci sono già testi in sanscrito che parlano dell'anima, senza precisare, voglio dire, la natura di questa entità, no? Ma l'anima, in quanto principio vivificante, è qualche cosa che conferisce senso, vitalità. È un principio vivificante. Allora ci si potrebbe chiedere, ma se l'anima è il principio vivificante il corpo, e il corpo è un corpo in virtù dell'anima, perché un corpo senza anima non è un corpo, è un cadavere. Quindi se l'anima è il principio vivificante il corpo è il corpo in virtù dell'anima, sarà il corpo a contenere l'anima, secondo la credenza comune, o l'anima a contenere il corpo? E qui ci leghiamo al titolo della mostra, Anime est quodamodo omnia. È una frase presa dal De Anima di Aristotele e significa l'anima è in qualche modo tutte le cose, tutto ciò che è animato all'anima, c'è un'anima vegetativa, un'anima istintiva, un'anima razionale, che è la nostra. La funzione dell'anima è quella di animare. Corpo e anima non si scindono, esattamente come nelle opere. Un'opera è un'opera d'arte se ha questo valore concettuale, se ha questo principio vivificante dietro, che la rende opera d'arte e non artigianato. Le due parole peraltro hanno la stessa radice, arte deriva da artigianato, no? Solo che è sublimata da questo valore concettuale.
Come si esprime l'anima nei corpi, come si esprime l'anima o il valore concettuale nelle opere d'arte? Qui ci facciamo aiutare da due numi tutelari della storia. Uno l'ho già citato, che era Aristotele. L'altro è Tommaso d'Aquino, quindi prendiamo un esponente della cultura classica e un esponente della cultura cristiana a cui Ennio si dichiara appartenente. Sì. Tommaso d'Aquino in relazione al corpo e all'anima diceva così: ipse idem homo est cui percipit se intelligere et sentire, sentire autem non est sine corpore. Traducendo in maniera molto semplice, diceva: è lo stesso uomo, quello corpo e anima, che percepisce e intellige, intellige vuol dire intus, leggere, leggere dentro le cose, andare al di là dell'apparenza, percepisce e intellige sé e anche le cose, tuttavia, dice, sentire autem non est sine corpore, cioè non può avvenire senza l'ausilio del corpo. Sono i sensi che entrano in contatto con la realtà e la tridimensionalità delle opere di Ennio stabilisce, anche se non si dovrebbero toccare le opere d'arte, ma stabilisce comunque un contatto sinestetico, no? Rimanda alla volumetria, a una presenza fisica che si impone tante volte. È il corpo che sente, ma a dare significato a queste sensazioni è l'anima che intende, appunto intellige. Parlando delle opere di Ennio possiamo tradurre questa cosa: se questo è vero per i corpi fisici delle persone, trasposto, diciamo, con un'analogia che non può calzare perfettamente, evidentemente non si parla di un essere animato nell'opera d'arte se non in senso logico, cioè in senso filosofico, appunto, come recita il De Plant, che abbiamo scelto di usare questa parola, filosofia, no? Gli elementi che compaiono nell'opera d'arte sono elementi che denunciano il valore contenutistico e concettuale dell'opera che abbiamo davanti. Sempre Aristotele nel De Anima sosteneva questo, a mo' di proporzione quasi matematica, che l'anima sta al corpo come l'arte sta all'artefatto. Quindi significa che se l'anima è l'arte, il corpo è l'artefatto dell'anima. Significa quasi che l'anima è come se avesse scolpito il corpo. Non c'è nulla di inutile in quello che fa un'anima. L'anima informa un corpo, allo stesso modo nelle opere d'arte il significato concettuale invera, dà senso a ciò che compare all'interno delle opere d'arte. Ora, scendendo più in maniera un po' più puntuale in quello che abbiamo potuto vedere salendo in questa sala con le opere esposte, cominciamo a parlare un po' delle opere di Ennio. Lui usa un metodo espressivo che si può accostare a quello dei simboli. Le tue opere sono un grande condensato di simbologia, sì. Giusto? La parola simbolo è composta da due termini: sium, che significa insieme, ballo, che significa mettere, mettere insieme. Ennio prende elementi appartenenti a situazioni, contesti totalmente diversi l'uno dall'altro. Durante anche la sua esperienza di vita, durante tutto il corso della vita, durante le esperienze, a partire dalle forme più evidenti dei tabernacoli, delle edicole che, diciamo, irregimentano tutto il contenuto delle opere, alle sabbie, alle pietre e poi quegli elementi, la sfera, il triangolo, che vengono generati appunto da te, vengono talvolta fatti a mo' di artigianato, appunto, e poi inseriti in queste opere, assurgono appunto al rango di opera d'arte. Qual è il problema? Il problema è che quando noi prendiamo elementi di diversa estrazione, di ambiente, di tempi, di appunto di cultura, di appartenenza, noi mettiamo insieme degli oggetti che appartengono a contesti diversi e quegli oggetti che hanno un significato ben preciso se inseriti nel loro contesto, decontestualizzati e accostati l'uno all'altro, assumono, come dire, un significato nuovo. Non perdono la loro identità originaria, ma assumono nel loro dialogo un significato nuovo. Anche qui il problema è, si può fare lo stesso ragionamento della parola simbolo. Il problema è pro ballo, pro davanti, ballo mettere. Che cos'è che si mette davanti? Quello che sta dietro, per vederlo meglio. Noi abbiamo il problema di individuare un nuovo significato a questi oggetti che entrano a far parte delle opere d'arte proveniente da diversi contesti. Ora, le tematiche che noi abbiamo potuto vedere sono tematiche che Ennio prende e diciamo le estrapola, è il caso di dirlo, da una cultura che è quella classica e le accosta a un tipo di cultura che, come dicevamo prima, è quella cristiana. Ci sono diversi elementi che ricorrono, che assumono di volta in volta dei significati diversi a seconda del contesto in cui si vengono a trovare. Per esempio,
Una delle tematiche che abbiamo scelto di portare è quella del triangolo e della sfera. Sono elementi che ricorrono, ma li trovate accostati anche ad altri elementi, non ci sono solo triangolo e sfera. Bene, quelle forme geometriche apparentemente semplici, anche vuol dire calate nel contesto in cui lui li mostra, hanno un'evocazione antica. La sfera, se ci pensiamo, è un insieme perfetto di punti di egual distanza da un centro ideale. È l'uno, è l'unità assoluta. Nel mondo greco l'unità assoluta era l'origine di tutto, per esempio. Ennio la interpreta anche come principio, cellula vitale da cui nasce tutto, il principio della vita. Nella classicità poteva essere interpretato così, trasposto nella tematica e nel contesto cristiano sarebbe diventato poi l'uovo. Per chi di voi avesse presente la pala di Montefeltro che sta a Brera, davanti a questa teoria di santi con la Madonna e il bambino c'è un uovo che pende dall'alto, quello è il principio vitale, simbolico allo stato puro, la cui vita in realtà fa il paio con l'immagine che sta immediatamente sotto della Madonna con il bambino. Questa sfera, che nel contesto di Ennio è appunto il principio della vita, ma ha un legame strettissimo per esempio con la tradizione pitagorica, in cui il numero contava tantissimo. Il triangolo che cos'è? Si parte da un punto, l'uno appunto, la sfera o l'uno simbolico, però ci si rende conto che la realtà non è unica, è molteplice. Quindi il primo passo verso la molteplicità rispetto all'uno è il 2, due punti, il cui percorso più breve è quello che li unisce in una retta. Il problema è che fra questi due punti passano infinite rette e nel mondo greco l'illimitato faceva paura. Serve qualcosa che conchiude e dà la misura. E quindi ecco il terzo punto, 3, che peraltro è la somma di 2 più 1. Sembra banale, ma consente di concludere e ritornare, di trovare un certo equilibrio. Il 3, questo simbolo che era nella cultura greca pitagorica appartenente alla regione orfica, un simbolo iniziatico, trasposto nella cultura cristiana diventa la Trinità. Dio è trino e uno al tempo stesso. Vedete come gli stessi elementi, dalla classicità alla cristianità, ritornano senza contraddizione peraltro, perché si è sempre portati a stabilire un antagonismo fra una cultura greca e una che avrebbe la pretesa di scalzare quella greca e di cambiare i paradigmi. Invece non è così. Accanto alla sfera e al triangolo ci sono alcune opere che recano la presenza, quasi tutte a dir la verità, della pietra. Quella è una pietra, non è una pietra qualunque, è la pietra serena. Ed è una pietra che fra Arezzo e Cortone è diffusissima, sì, giusto? Sì. Okay. Ed è una pietra che veniva usata per la costruzione dei teatri greci, dei templi pagani. Quindi simboli di una religione, appunto, classica, pagana. Lo stesso elemento che nei dipinti di Ennio compare nudo e crudo, pulito così com'è, trasposto nella tradizione cristiana diventa il simbolo ovviamente di un altro tempio, di altri templi, ma sono stavolta i templi cristiani. Peraltro sono i templi rinascimentali, sì, che della terra di Toscana da cui lui è... Sì, proprio rinascimentali. Sono templi rinascimentali che sostanzialmente cosa fanno? Fanno rinascere che cosa? La classicità. È sempre quel classico che dopo i mille anni del Medioevo torna in auge. Tornano gli stessi principi di proporzione, di armonia, però questa volta con un messaggio diverso, e li individuate nelle opere che sono esposte per la presenza di questa ferita sanguinante, sostanzialmente declinata in diversi modi, ma è sempre, pur sempre, una ferita, anzi non una ferita, è la ferita per eccellenza, perché ha una sorta di motivazione, proposito salvifico. Questa trasposizione di elementi dalla classicità alla modernità, la possiamo chiamare così per semplificazione, no? Alla modernità, trova il suo apice quelle opere in cui ricorre il frammento pergamenaceo, per esempio, o il frammento musicale, perché la parola, anche qui, è prerogativa, o la scrittura, come l'opera d'arte, ciò che consente agli uomini di lasciare una traccia di sé a quelli che verranno dopo. È il logos. E se noi vogliamo ragionarla così, in termini filosofici, la pergamena è ciò che porta la memoria di un concetto, ma se la versiamo in termini cristiani, Dio quando crea non fa, Dio dice e le cose sono. Non c'è quell'intermezzo del lavoro che lo accomunerebbe a una condizione schiavista, no? Dio dice e le cose accadono. Il logos è la citazione del pensiero fatto segno. Anche qui Aristotele diceva una cosa ben precisa in relazione ai segni,
alle parole scritte. Diceva: i suoni che sono nella voce, cioè quelli che noi pronunciamo leggendo, i suoni che sono nella voce sono simbolo delle affezioni che sono nell'anima, e i segni scritti lo sono dei suoni che sono nella voce. C'è una diretta trasposizione fra la scrittura e il logos, il verbo, ciò che poi invera l'aspetto sostanziale, inteso in senso dell'essenza delle cose, e gli dà una ragione d'essere. Non sono buttati lì senza senso, gli dà un telos, un fine. E qui arriviamo alla motivazione di quanto ho raccontato fino adesso. Che senso avrebbe percepire, sentire, intelligere, trovare una ragione a tutta questa fatica di vivere, se non ci fosse appunto una finalità? E allora le opere di Ennio, io penso di poter dire, così come tutti coloro che si sono cimentati nelle argomentazioni, diciamo così, stimate superiori, che sono, esulano la contingenza ma riguardano le cose più alte dell'umanità, si riducono forse, me lo confermerà o me lo smentirai tu, a tre domande: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, che peraltro è anche il titolo di un'opera di Gauguin in area esistenzialista. Per rispondere a chi siamo è facilissimo: voi fate finta per un attimo di perdere la memoria, non sapete più come vi chiamate, dove abitate, chi è vostro marito o vostra moglie, che figli avete, dove lavorate. Se io adesso dovessi chiedervi di dirmi di voi, cosa mi direste? Non mi sapreste dire nulla. Quindi alla domanda chi siamo dobbiamo rispondere per forza da dove veniamo, la memoria, e non magari soltanto quella recente, anche quella memoria di cui ho parlato adesso, della nostra tradizione, la tradizione culturale e artistica. Noi siamo ciò da cui veniamo. Ecco il motivo di ricordare, ecco il motivo per cui nei simboli la citazione esatta, precisa del simbolo corrisponde a una citazione esatta e precisa del significato. Questo richiede un lavoro esegetico, una conoscenza, una consapevolezza di quello che si sta facendo, che verosimilmente si guadagna con lo studio, ma ancor meglio con l'esperienza di 60 anni di pittura. Abbiamo risposto alla prima domanda con la seconda, e resta la terza, telos, cioè il fine, dove andiamo? Alla fine dove andiamo? Tutta questa fatica di vivere fatta in questi passaggi, dove andiamo? È la domanda che Ennio si pone, come tanti si sono posti, e a cui ha tentato di rispondere con le sue opere. In tutto questo interviene anche un altro elemento che io non ho citato, il tema della colpa. E anche qui, per non scappare dal metron che abbiamo, dall'equilibrio, dalla misura con cui abbiamo portato avanti questo percorso fra classicità e modernità, no? In senso simbolico, il tema della colpa. Tutti gli uomini hanno sempre avvertito il tema della colpa. Nella classicità la colpa era classificata come un atteggiamento di tracotanza, la hubris veniva chiamata, l'andare oltre il limite consentito. Ulisse ne è l'esempio, ne ha fatti di tutti i colori, ma stando dentro il limite gli è sempre andata bene. Quando ha voluto passare le colonne d'Ercole gli è andata male. Ha peccato di tracotanza. A un peccato del genere corrisponde una catarsi, una purificazione. La stessa cosa avviene nel mondo cristiano, in cui la colpa diventa il peccato originale e poi il peccato reiterato, ed è necessaria un'espiazione. Non serve che dica io, le citazioni, i riferimenti piuttosto palesi che ci sono nelle opere qui esposte, una si titola appunto Crocifissione, qui si è impallato il computer, no? Possiamo vederne alcune, vi faccio vedere alcune immagini. Questa bellissima opera, Requiem, si intitola, vedete che c'è la citazione, la vedete qua sopra di me, vedete che c'è appunto la citazione con la pietra serena e la presenza di questa pietra serena sgorgante il sangue. C'è questo flusso energetico che irregimenta questo elemento ligneo cuspidato, in cui all'interno sono presenti degli spartiti musicali. Peraltro ho dimenticato di precisarlo prima. Cos'è la musica se non la sublimazione del verbo, del logos? È una lingua che parla direttamente all'anima, indipendentemente dalla lingua di appartenenza, dalla provenienza, anche di diverse epoche storiche. Quel linguaggio, che è la forma d'arte più sublime perché è smaterializzata, si esprime attraverso proprio l'idea, l'essenza pura, è essenza, è forma pura, senza una materia che la informa, sostanzialmente. È atto puro. Qui troviamo la citazione appunto di questa espressione che tende a mettere insieme una tradizione cristiana, un canto sacro, il tutto incorniciato all'interno di questa bellissima edicola, tabernacolo, che ci chiarisce subito in che ambito siamo. Ecco, qui invece siamo più appartenenti a... siamo tornati a un ambito decisamente di riferimento iniziatico, mi viene a dire, esoterico, intendendo con questo termine, utile chiarificarlo,
che non ha niente a che vedere con la magia o cose di questo tipo. Il termine esoterico significa semplicemente un percorso, una elementi di informazione, di istruzione che vengono dati a pochi adepti a una scuola, quindi niente di particolarmente oscuro, se non per la difficoltà del comprenderne i significati, ecco. Qui troviamo gli elementi di cui parlavo prima e, come vedete, fateci caso, in questo tipo di opere ricorre sempre una linea di orizzonte, e anche questa la preciserò fra poco. Qui siamo in una citazione di un sincretismo veramente fortissimo, perché l'Alfa e l'Omega, il libro della vita, l'inizio e la fine di tutto, con questo elemento fisico che si impone, un libro proprio che si impone fisicamente, la presenza di questo triangolo che irregimenta anche lui una strada che conduce verso questa cuspide che sarebbe appunto quel telos di cui parlavo prima, quel punto di arrivo. Qui abbiamo la sublimazione del tema del logos versato in musica. Vediamo queste forme che sono sempre forme triangolari, e ricorriamo al significato che non sto a rispiegare, che ho illustrato poco fa, sempre reggimentati da questa presenza di una cornice, che è una cornice architettonica, poi alla fine sì. Unirsi all'opera deve essere un tutt'uno, guarda. Facciamo andare avanti, cosa meglio, facciamo andare avanti le immagini, tu no, puoi commentarle, dai. No, tu le commenti benissimo. Allora, io non sono così bravo, per cui quello che dice lui lo ascolto molto volentieri, perché è quasi scoprire quello che ho espresso poi magari nelle opere d'arte. Io non sono così bravo per trovare parole così edotte. No, non è così bravo, è più bravo. No, no. Io finché riesco a fare un quadro ci metto l'anima, questo è vero. Perché quando sono di fronte all'opera d'arte mi sparisce il senso del semplicismo. Il quadro deve essere semplice nella sua composizione, essenziale possibilmente. Ecco perché dico a volte, io rincorro la sintesi, ma per arrivare dopo a Dio. A Dio, guardate che è dura parlare di Dio, perché è dura la linea, la strada verso Dio, perché è anche una forma di non sapere. Non si sa tutto per storia, però sappiamo che c'è, ce l'hanno segnato e ci si crede, io ci credo. Però quest'arte, e tutto parte proprio dal senso della colpa. La colpa mia, anche degli altri, possibilmente di tutti, perché tutti hanno una colpa in qualche modo, di qualche cosa. Però questa ci unisce a Dio, in qualche modo, non so come, perché ognuno può reagire alla sua maniera. Ma il fatto di dire, Signore, avvicinami, io corro verso di te. E pensate che il più delle volte io delle comunicazioni, non di parole, di sentimenti, ho delle illuminazioni, ecco la parola giusta, illuminazione. Il fatto di aver fatto quella spina che sgorga sangue, quel chiodo che diventa colorato d'oro. Io i primi quadri li facevo con chiodi che trovavo per terra e le mettevo rugginosi sul quadro, però sentivo che era anacronistico, che aveva un senso di rozzo, un senso di non pulito, un senso di non avvicinamento verso Dio, perché mancava la sua vera grandezza, che io non la sentivo. Poi l'ho capita, e questa illuminazione un giorno arrivò e io dissi, Signore, effettivamente ti devo dare la luce, perché venire verso di te è come venire verso la luce. C'è questo, il fatto della sfera è partita per prima. Io prima dipingevo alla maniera tradizionale e questo mi aiutava ad andare avanti, e era molto bello anche quel lato lì, ma non mi soddisfaceva per niente. Tant'è vero che pativo per trovare una soluzione di novità, anche per essere più veloce, veramente. Perché Dio non ha bisogno di tante interpretazioni, subito, non trovare orpelli vari per poter dire. La differenza fra capire e intuire. Ecco, io ho l'intuizione. Tant'è vero, più delle volte faccio dei quadri che a metà opera mi viene un'intuizione. È vero, a volte ce l'ho tutta l'idea, ma a volte no. Per esempio, questo quadro che mi ha messo un po' in crisi, perché il fatto di aver fatto quella sfera, che per me è l'origine dell'umanità, è l'ovulo femminile,
e senza quell'ovulo lì l'umanità non sarebbe mai avvenuta nel cosmo. Dunque dobbiamo ringraziare questo ovulo e grazie alla donna ci ha aiutato ad avere figli su figli e si va avanti così, è bellissimo. Però preso a sé stante non dice niente. Se io facessi un quadro con un tondo rosso rimane senza motivazione, è un tondo rosso. Uno dice ma sì, sarà un globo del cielo, sarà un sole, sarà qui, sarà là, ognuno può interpreta come gli pare. Io ho lavorato 3 anni solo su questa sfera, avrò fatto 50-60 quadri su questo tema e cercavo di farli uno diverso dall'altro, ecco perché è nato anche questo quadro qui con questo Ouroboros, che poi è la serpe che si mangia la coda. Ma che vuol dire questo? Secondo me è, perché io non ho questa cultura, sapere tutta la storia di questa parola, però per me era il senso di dire si inizia e si ritorna, si rinizia e si ritorna, è come un passaggio che ritorna in continuazione. Per cui ho detto, nella sfera, nella vita, c'è questo ritorno e questo rimodellamento del pensiero, dell'essere. Però io ho bisogno sempre di mettere qualche cosa al di sopra per avere idealisticamente una specie di attaccamento e di unione. In questo caso c'è un sole nero perché è un'eclisse. Questa eclisse mi tornava bene, io avevo fatto il sole rosso, ma l'avevo già fatto di questi quadri, ma quando ho messo la serpe ho sentito bisogno di oscurare anche il sole, come per dire c'è un ritorno. Era rosso, è diventato nero, ma guarda un po', però poi va via quel nero e ritorna come era prima. Poi arriverà che ritornerà nero e poi ancora e poi ancora. Dunque questo tramandare nel tempo, nel perché no? Ecco perché l'ho fatto nero. Vogliamo parlare dei versetti che... Allora, sì, quali versetti? Quello che hai coniato tu. Dal buio nasce la luce. Ah, esatto. E dalla morte nasce la vita. Sembra quasi un ribaltamento di paradigma. Perché noi oggi viviamo in un'epoca nichilistica. Nel senso tradizionale del termine, quando invece il nichilismo era nato come nichilismo attivo, cioè una risposta attiva a uno stato depressivo. Noi oggi invece andiamo verso la depressione e tutto ce lo conferma, perché fra guerre, pestilenze, fra poco arriverà anche una carestia, quindi non si può essere nichilisti. Invece con questo versetto, dal buio nasce la luce e dalla morte nasce la vita, Ennio sembra quasi proporre un ribaltamento di paradigma. Siamo nel buio, bene, andiamo verso la luce, sì, cerchiamo una strada, sì, ecco, per andare era verso questo, la luce. E perché la luce è questa? Vedi che diventa nero. Certo. Dunque, premetto, io ho avuto la fortuna di andare in un posto dove mi sono visto centinaia di metri quadrati neri, però luccicosi. Mi sono fatto spiegare cos'era quella roba lì e mi hanno detto è l'ematite. Come, non la conosce? No, dico, io non la conosco, però la vedo, è bellissima, mi piace da morire, anzi guarda, me la porto nel mio studio e penso che prima o poi l'intuizione mi dia la forza per poterla usare, e l'ho usata proprio per non usare il colore d'olio, pensate. È da lì che poi è nata tutta la mia sequenza di lavoro mentale, e maggiormente questa sfera rossa che è partita e mi ha fatto capire che c'è tutto il camminamento che non finirà mai, mai. Per cui dal buio nasce la luce. Avevo pensato anche all'incontrario, ma non mi piaceva. Per sensazioni, no? Come dalla morte nasce la vita. Ma è verità, perché io guardavo quando passavo dalle campagne di questi contadini che aravano la terra e risotterravano il formentun, no? Formenton. Allora a un certo punto lo rimettevano tagliato, morto, lo rimettevano sotto terra, perché la terra dell'aratro lo ricopriva, e io chiedevo perché non lasciarlo così. No, dice, perché quelle radici morte faranno da ossigeno alle future piante. A me questa frase piacque tantissimo,
Ma in effetti è vero, ecco perché dico dalla morte nasce la vita. E poi ci sarebbe ancora da dire su questa, perché c'è un continuo. Qui l'abbiamo detto sì. All'inizio, insomma, qui ci troviamo in uno, diciamo, in una stazione, ecco, del suo percorso artistico, e tende a puntare l'attenzione su alcuni aspetti che ovviamente non può avere la pretesa di essere esaustiva né la mostra né tantomeno questa presentazione, quindi togliamocelo dalla testa. Per cui c'è un'ultima cosa da dire, come corollario a quanto appena finito di dire Ennio. Vi avevo detto prima di notare che in alcune opere come questa è proprio emblematica, ci siamo fermati su questa perché rende molto, c'è un orizzonte, specialmente in questi tondi c'è una linea di orizzonte, e questo orizzonte sembra, con gli dovuti aggiustamenti in eccesso e in difetto, questo riferimento che sto per fare, sembra quasi essere proprio la condizione umana, non soltanto di questa epoca ma sempre. Prendendo ancora una volta a citazione un altro personaggio eminente, quello che vi ho detto non è roba mia ovviamente, vi ho citato Tommaso d'Aquino, vi ho citato Aristotele, adesso vi cito uno che sta in mezzo, Dionigi Areopagita, è un neoplatonico, si chiamavano così, del V secolo, che definiva l'uomo proprio così, definiva l'uomo diviso in due, lui lo paragonava a un albero, perché con la fisicità è ben piantato in terra, appartiene alla terra, vive, ha a che fare con la dimensione terrena, però dal punto di vista dell'anima e dello spirito protende verso l'alto, quindi dal punto di vista dello spirito vuole essere un angelo, però quello che è nella sua materialità è molto assimilabile a un animale. Dionigi Areopagita diceva: l'uomo è composto di due nature, una animale e una angelica. Il problema è che quando vuole fare l'angelo diventa un animale. Pensate a certi estremismi, che ne so, religiosi, o a certi fanatismi anche di alcune dottrine contemporanee che tendono a spostare il sacro su obiettivi che sono del tutto immanenti, no? E credo che con la citazione appunto di questa ematite, che è pressoché onnipresente in minore o minore quantità, ma contribuisce insieme a tutti gli altri elementi e al suo modus operandi, come dire, a creare un ambiente solenne di fronte a queste opere che sono mute, che sono sincretiche, mute in senso fisico ovviamente, abbiamo appena finito di dire che parlano in tutt'altra lingua, sono sincretiche, che vuol dire che mettono insieme, fanno una sintesi di tutta una serie di concetti che raggruppano tradizioni, credenze, culture, quindi anche una summa antropologica, se vogliamo dirla così. L'immenso valore, a mio modo di vedere, qua dico il mio parere, è che questi elementi sono stati inseriti in queste opere d'arte, è vero, creando dei significati nuovi, quindi qui interviene anche un principio ermeneutico, cioè nel cavare fuori un significato nuovo che questi elementi assumono, portandosi dietro la loro tradizione, ma tuttavia sono presenti all'interno delle opere mantenendo la loro identità, non perdendo per strada i caratteri che ne fanno quello che sono, anche tolti da questo contesto, e proprio per questo forte valore identitario l'opera assume più valore dalla somma, dal dialogo, ecco, diciamo, di tutti questi elementi che fanno convivere, e qui penso che possiamo essere contenti nel notare come in un linguaggio che non è parlato mai figurato sarà sincretico quando si vuole, sarà difficile finché non si conoscono, come dire, non si conosce la grammatica dell'artista con la quale fa il suo discorso. Una volta imparata la grammatica si capisce anche il discorso, sì. E possiamo sfatare finalmente questa opposizione fra classicità, antichità pagana e modernità cristiana. Diciamo che i problemi fondamentali che muovono l'uomo alla ricerca, alla riflessione, sono i medesimi, ognuno con i mezzi che la sua epoca e anche gli incontri, no, delle persone consente di attuare. Io con questo avrei terminato.